Minchia, zio. Sto joint era una bomba. Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova mod review. La mod di oggi si chiama Herb Lore Mod. E se non l'avete già capito, ma mi sembrava abbastanza palese, è la mod delle droghe, diciamo leggere. E ragazzi, prima di cominciare a fare questo video, facciamo un piccolo momento disclaimer. Prima di tutto, è un video puro scopo dimostrativo, quindi non fatelo a casa, se no siete dei cattivi ragazzi. No, vabbè, però a parte gli scherzi è una cosa che si fa solo per ridere, è una mod nel gioco, non bisogna assolutamente prendere spunto. Seconda cosa, essendo che io sono totalmente alieno all'argomento, anche se alcuni scrivono era infattone, di qua di là e cazzate del genere, essendo che appunto io sono alieno all'argomento, non stupitevi se dirò cazzate, se faccio errori strani, ma comunque sia. Quindi non ve la prendete, cari fattoni, che conoscete tutti i termini che io non conosco. Si proverà a fare una buona review, nonostante tutto. Quindi, che cosa fa questa mod? Essenzialmente, aggiunge due piante. Eccole qui. Raccogliamole pure. Quindi magari prendiamo quelle cresciute, anzi... Le facciamo crescere noi, le facciamo crescere con la polvere d'ossa, eccoci qua. Torniamo in modalità di sopravvivenza, dopodiché le raccogliamo ovviamente, così intanto vedete anche le varie fasi della crescita di queste piantine. Perché comunque sono fatte bene, non posso assolutamente negarlo questo. Allora, eccoci qui, l'ultima, ok, abbiamo fatto. Questa pianta, che vedete nella zona della coltivazione di destra, è il tabacco. Quindi, vediamo di raccogliere qualche foglia. Dove sono finite? Ah, perché ce l'avevo nell'inventario. Abbiamo quindi le foglie di tabacco e i semi di tabacco. Mentre in quest'altra pianta possiamo raccogliere, eccoci qua, indovinate un po' che cos'è questa roba qui? Beh, non c'è bisogno che ve lo spiego, è erba. Ok, detto ciò, con queste piante possiamo anche droppare i semi corrispondenti, appunto i Tok Seed, e che semplicemente servono per ripiantare le varie piantine. Abbiamo il tabacco, abbiamo i Tok Seed. Quindi queste due piante si possono coltivare, ma si troveranno anche in natura, ovviamente, perché sennò non puoi iniziare la tua coltivazione. Una volta che hai raccolto il tuo tabacco o la tua marijuana, puoi craftarti questa particolare table, eccola qui, che si crafta in questo modo, quindi con quattro pezzi di ferro, un blocco di vetro al centro e una stringa sopra, e ottieni questa drying table, che è essenzialmente una sorta di essiccatoio. Quindi tu metti, per esempio, la tua foglia di tabacco, facciamo, nell'essiccatoio, vedete che adesso si inizierà a caricare, e pian piano si completerà il processo fino a che non otterremo il dried tobacco, quindi il tabacco secco. Mentre se metteremo a cuocere questa cosa di cui ho detto il nome sottovoce un bel po' di volte già nel video, otterremo questo dried tok bud. Ci vuole molto, come vedete il processo ci mette tanto, e la table funziona con il sole, quindi basta metterla a contatto diretto con il sole e funzionerà come essiccatoio per avere gli ingredienti primari per fare le nostre varie cose per drogati. Quindi, una volta che abbiamo essiccato le varie foglie, possiamo craftare questo bello oggetto che si chiama grinder, che si crafta con 7 pezzi di ferro, anzi 6 pezzi di ferro messi in questo modo. Dopodiché, una volta che abbiamo il grinder, teoricamente lo dovremmo mettere con una crafting table in questo modo, e si otterrebbe la grinder table. Come vedete il crafting in realtà non funziona, probabilmente perché i creatori della mod sono stati talmente fumati mentre hanno creato questa mod che hanno lasciato qualche bug qui là, quindi bisognerà aspettare che
che vengano corretti questi bug. Comunque sia, questa nuova table che verrebbe costruita serve a trattare questi elementi essiccati per ottenere questo, vale a dire il ground tobacco e il ground, aspettate che lo devo andare a cercare perché non ce l'ho nell'inventario, eccoci qua, il ground talk bud, eccoci qui, torniamo in modalità di sopravvivenza, che sono essenzialmente le due cose che poi vanno fumate. Ok, detto ciò, ci sono vari oggettini in questa mod, per esempio c'è il bong, c'è la pipa, la sigaretta e il cannone ovviamente. Quindi il bong, per esempio, come lo si crafta? Prendiamo, allora lasciamo giù un po' di merdate che abbiamo l'inventario pieno, almeno possiamo lavorare in modo decente, lavorare proprio tra virgolette perché siamo per produrre canne, quindi non è che stiamo lavorando. Ho sbagliato, ho fatto cadere qualcosa che non dovevo nella chest, questo mi sembra, vabbè, prendiamo questo. Quindi andiamo a una crafting table, il bong si realizza con tre parti separate, quindi dobbiamo craftare le sue tre parti separate. Per esempio abbiamo la parte 1, vale a dire la bong sphere, che è la parte sferica, abbiamo la parte cilindrica, infatti si chiama cylinder, e la terza parte che si crafta in questo modo. Una volta che abbiamo le tre parti basterà fare così, così e così nella crafting table, esatto, e otteniamo il bong vuoto. Il bong vuoto va messo nella crafting table con la sorgente d'acqua, quindi il secchio d'acqua, e la ground talk bud, che è semplicemente l'erba, e così ottenete il vostro packed bong, che sarebbe il bong carico, quindi pronto all'uso, diciamolo in questo modo. Mio Dio, che imbarazzo a spiegarvi queste cose, è veramente imbarazzante farlo, però lo voglio fare e lo farò per voi ragazzi, perché è giusto che voi sappiate queste cose malvagie, perché così saprete anche come combatterle. Passiamo al crafting della pipa. Questo è un oggetto sicuramente non proprio legato al mondo delle droghe, perché per esempio chi non ha mai pensato al classico nonno con la pipa? Non c'è nulla di male ad una pipa, a fumare una pipa con il tabacco, insomma. Come si crafta quindi la pipa? Abbiamo bisogno di tutti questi oggettini. Per prima cosa dobbiamo creare la carta sabbiata, si utilizza ovviamente la sabbia e la carta, però così, ecco, se no non ce la facciamo a farlo. E eccola qui, la nostra sanding paper. A questo punto la sovrapponiamo nella crafting table a dei blocchi, a dei planks, quindi a delle assi di legno, e otteniamo questo legno sabbiato. Con il legno sabbiato possiamo andare a fare le parti della pipa, quindi per esempio, non mi ricordo neanche in questo caso, però una parte si fa così, ed è la pipe stem, e l'altra parte si faceva così, eccoci qui. Una volta che avete fatto i due pezzi della pipa, abbiamo bisogno di un filtro per la pipa, che si fa mettendo ai quattro angoli del ferro e basta, infatti abbiamo il nostro pipe filter. Dopodiché prendiamo del materiale a scelta tra il diamante, il ferro, l'oro, il legno o la pietra, io in questo caso ho preso il diamante, e lo disponiamo così nella crafting table più questo pezzo, e otteniamo quindi la parte principale della pipa, il corpo diciamo della pipa. In questo caso l'abbiamo fatto di diamante perché volevo esagerare, ma lo potete fare di tutti i materiali che ho citato. Una volta fatti questi tre pezzi, li mettete semplicemente nella crafting table, sperando di aver azzeccato l'ordine esatto, ed otteniamo anche la pipa. Eccoci qui, abbiamo fatto il nostro secondo oggetto. Come ultime cose possiamo vedere di fare anche le sigarette e le canne. Eccoci qui ragazzi, allora prendiamo il foglio di carta, il tabacco, altri fogli di carta e il ground talk bud, che non so assolutamente come tradurre perché io non le so ste cose, non li so sti gerghi strani. Quindi mettiamo i fogli a lato in questo modo, e se mettiamo al centro il tabacco facciamo la sigaretta, e se mettiamo al centro questa robina qui cosa faremo mai? Ma chi lo sa, faremo un bel joint. Mentre se facciamo due fogli di carta così e il tabacco tutto attorno, facciamo il sigaro, giustamente.
Ok, fatto ciò, abbiamo tutti i nostri strumenti per rovinarci la salute, che tra l'altro anche nella mod stessa queste cose non hanno un'utilità vera e propria, perché ti danno solo dei malus, il che potrebbe anche essere un insegnamento interessante di vita. Quindi, per esempio, andiamo ad utilizzare il bong, che non si utilizza affatto così, quindi utilizziamo per esempio il sigaro. Eccoci qui. Si tiene premuto il tasto destro e si utilizza il sigaro. Vediamo che effetto ci ha dato. Forza e resistenza? Ah, quindi il sigaro, sì, il sigaro ti dà dei bonus. Che è una cosa strana, perché ti dà resistenza il fumo. Dovrebbe riempirti i polmoni di fumo e quindi hai meno aria, quindi sei meno resistente. Non ha senso, però fa niente. Se noi, per esempio, facciamo un bel tiro di joint, ecco quello che succede. Diventiamo lentissimi, come state vedendo, veramente lentissimi. E più ne fumate, più diventerete lenti e più lo schermo si farà verde in questo modo. Abbiamo anche dei malus, eccoli qui. Abbiamo la fame, quindi la classica fame chimica, vedete la barra della fame vuota. E abbiamo l'effetto high, quindi si traduce come alto, ma vuol dire fatto, essenzialmente. E infatti lo state notando. Tra l'altro la fame ci danneggia, però siamo in modalità pacifica, quindi recupero subito i cuori. Se avete questo effetto in modalità normale, la fame vi scalerà i cuori finché non arriverete a mezzo cuore o a un cuore, non mi ricordo. Comunque non è una cosa bella. Quindi dura ancora per 30 secondi, dura in totale un minuto e qualcosa, non ho controllato l'esatta durata, e quindi i malus sono la fame, appunto, la lentezza e anche una rigenerazione della vita più lenta. Quindi, ragazzi, questa era la Herb Lore mod. È una mod molto stupida, non c'è alcun dubbio, perché tratta un argomento, diciamo, sciocco, una cosa frivola. E non vi chiederò di mettere tot like per inserirla nel modpack, perché non la metterò mai nel mio modpack, sarò sincero, però mettete like. Comunque, se vi è piaciuta la recensione, lasciate qualsiasi commento, anche se già mi immaginerò gli hashtag che verranno scritti e già piango all'idea. E condividete se vi è piaciuto questo video, insomma. E quindi questa era la mia review di questa mod. Se vi interessa giocarci, trovate in descrizione il download, il link al download della mod, e la versione invece è la 1.6.4. E che dire, a parte il fatto che è una mod molto stupida, in realtà per quello che deve fare lo fa bene, cioè è molto dettagliata, non lo so, quindi non è neanche così malaccio. Io ovviamente, ragazzi, non ve lo nego che l'ho fatta perché so già che farà un bel po' di views una mod così. Lo sto dicendo apposta alla fine, ma vedrete che secondo me farà tante views questa mod, perché ovviamente quando si fanno queste cazzate piacciono un po' a tutti. Non c'è nulla di male, però dovrebbero anche piacere le cose un po' più serie. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo ad una prossima mod review, magari con qualcosa di più utilizzabile, più bello, diciamo. E quindi un saluto da Eren Blaze e ciao a tutti.